Ma si guadagna davvero con gli affitti brevi? Nell'ultimo periodo avrai sicuramente sentito parlare del business degli affitti brevi. Ma che cosa sono esattamente? Perché questo business sta spopolando a tal punto da far intervenire il governo? Qual è il problema degli albergatori di Venezia? È l'abusivismo. Che ci vuole una legge nazionale. Quanti mancati introiti ci sarebbero per lo Stato? Stiamo parlando di 500-600 mila euro. Chi invece ha 20 appartamenti e ne fa una professione, e credo che ci vogliano delle regole precise. E soprattutto, si guadagna davvero? E quale può essere il suo vero potenziale? Beh, come esperto di questo settore non potevo di certo non dirti la mia, quindi mettiti comodo perché iniziamo dopo la sigla. Prima di tutto, che cos'è esattamente un affitto breve? Beh, semplice, gli affitti brevi sono locazioni di immobili a breve termine che solitamente durano pochi giorni, fino a un massimo di 29. Questo tipo di alloggio è sempre più popolare, soprattutto tra i turisti, i viaggiatori d'affari e coloro che desiderano soggiornare in un ambiente intimo rispetto magari agli alberghi tradizionali. E perché dovresti considerare questa opportunità come un business? Ci sono molti motivi convincenti. Alcuni sono dedicati a chi ha già una casa di proprietà da affittare e altri invece sono dedicati a chi non ha una casa da affittare ma vuole entrare in questo settore, gestendo immobili di altre persone e quindi senza dover investire nell'acquisto di una casa. È un lavoro che si chiama il property manager. Il property manager non è altro che un manager, quindi un responsabile, un organizzatore, colui che si preoccupa di gestire gli affitti brevi in quel determinato appartamento o vari appartamenti. Quindi permettermi di elencarti alcuni dei vantaggi più importanti di questa attività. Il primo è la redditività che gli affitti brevi offrono, che ha un enorme potenziale di guadagno e soprattutto un bassissimo rischio imprenditoriale. Puoi ottenere rendite più elevate rispetto agli affitti tradizionali a lungo termine e soprattutto puoi abbassare enormemente i rischi ottimizzando i profitti. Beh, abbassi i rischi soprattutto perché non hai il rischio di insoluto da parte dell'affittuario. Quindi, se da un lato può sembrare un vantaggio, ovviamente quello degli affitti brevi, dall'altro sta creando un problema nel mercato delle case con affitto tradizionale a lungo termine. Il secondo punto è la flessibilità. Con gli affitti brevi hai il controllo completo sulla tua proprietà, sempre. Puoi decidere quando affittare, a chi affittare, per quanto tempo affittare, e soprattutto ci sono degli strumenti che ti portano i clienti in automatico. Beh, questo ti dà la libertà di utilizzare l'immobile quando vuoi e massimizzare il tuo rendimento. Questo soprattutto nel periodo post pandemia ha portato molti proprietari di casa a ritrovarsi con il canone non pagato e la casa occupata dagli affittuari e optare appunto a questa gestione degli appartamenti, magari anche non gestita direttamente ma dai property manager, ed ecco che è proprio qui che si nasconde, si cela l'opportunità. Il terzo punto è che in Italia c'è una crescente domanda, perché l'Italia è oggettivamente la destinazione turistica più ambita al mondo e ogni anno milioni di visitatori arrivano nel nostro paese alla ricerca di esperienze uniche e hanno bisogno sempre di più di alloggi e appunto meglio se ubicati magari nel centro storico o in punti strategici per il loro viaggio e la loro esperienza. Quindi ogni anno milioni di visitatori arrivano nel nostro bel paese alla ricerca di esperienze uniche e hanno bisogno di alloggi, ovviamente meglio se unici e autentici e posizionati in posizioni strategiche. Sfruttando questa domanda in continua crescita puoi ottenere quindi un flusso costante di prenotazioni e di occupazione del tuo appartamento e quindi gestire l'immobile come se fosse un albergo diffuso. Il quarto punto è che puoi crearti, grazie agli affitti brevi, una rendita costante. Conosco persone che hanno 3-5 appartamenti in gestione con gli affitti brevi e nessuno di proprietà, fino ad arrivare a persone che hanno 100-120 appartamenti in gestione. Capisci che costruire un'organizzazione capace di gestire 5, 10, 15, 20 appartamenti o addirittura 100 può creare ovviamente un business e un'entrata ricorrente giornaliera nei tuoi conti correnti. Ora che hai capito i vantaggi, lascia che ti mostri alcune statistiche che dimostrano l'efficacia di questo business in Italia. Perché, secondo una ricerca condotta dal settimanale Il Sole 24 Ore, il mercato degli affitti brevi in Italia è cresciuto del 35% solo nell'ultimo anno. Nel 2022 ha ospitato oltre 60 milioni di turisti stranieri, generando un fatturato di oltre 40 miliardi di euro in tutto il settore turistico italiano. Ovviamente Milano, Roma, Firenze e Venezia sono tra le città più richieste per gli affitti brevi, con una media di occupazione superiore anche
al 70% durante tutto l'anno. In questo periodo si stanno anche sviluppando tantissime opportunità in periferie delle città, perché non solo i turisti sfruttano gli affitti brevi, ma anche i turisti italiani, i lavoratori, i businessmen, quelli che si spostano da una città all'altra per qualsiasi evenienza o evento, sempre molto più spesso utilizzano la soluzione degli affitti brevi. E fino qua, ovviamente, abbiamo spiegato in maniera semplice in che cosa consiste questo business. Per operare in questo settore serve sì la formazione, cioè capire come funziona, avere tutte le strategie per poter operare nel minor tempo possibile e con i migliori strumenti disponibili oggi nel mercato, ed è per questo che trovi qua sotto una serie di video lezioni gratuite che ti permettono di capire come funziona questo mercato. Ma soprattutto oggi si ha bisogno di strumenti pratici per operare in questo ambito, perché il nostro obiettivo, se mi conosci e mi segui da un po', non è quello di spiegarti solo una specifica abilità, che quella potrebbe essere appunto degli affitti brevi, ma spiegarti a 360 gradi come sfruttare al meglio il mercato immobiliare, cioè come entrare in questo settore anche se stai partendo da zero, o magari sei un operatore del settore immobiliare ma non fai affitti brevi o non fai compravendita. Ecco che avere le abilità della compravendita e degli affitti brevi può oggi fare un'enorme differenza, grazie soprattutto a degli strumenti che abbiamo ideato e creato e che ti vogliamo presentare in questo video. Quindi grazie se sei arrivato fino qua e continuiamo. Quindi, se non hai mai fatto affitti brevi, imparare a farli e a gestire anche le compravendite può essere sicuramente qualcosa di molto interessante. Sappi che se invece stai facendo affitti brevi e non ti stai anche parallelamente costruendo un patrimonio immobiliare grazie all'abbinamento degli affitti brevi e della compravendita e agli strumenti che abbiamo creato, beh, è il momento di accendere, attivare le orecchie, perché ti sto per spiegare qualcosa che rivoluzionerà completamente questo settore. Come rivoluzioneremo questo settore? Beh, aiutandoti a crearti due entrate fondamentali: le entrate da rendimento grazie agli affitti brevi e le entrate impattanti grazie alle compravendite di immobili, grazie alla compravendita. Come faremo quindi a creare un patrimonio immobiliare per te che stai iniziando o hai qualche appartamento in gestione negli affitti brevi? Beh, sai che se ti dovessi presentare ad una banca, se sei fortunato, probabilmente, forse, ti darebbero un finanziamento per comprare un appartamento, ma devi avere determinate caratteristiche. Ecco che invece noi stiamo costruendo un sistema, un metodo, che ti permetterà non solo di gestire gli affitti brevi in automatico generando delle entrate ricorrenti, delle entrate a rendimento, quello che mi piace dire a me è l'entrata che viene generata in automatico, ma grazie al fatto che sono anni che spieghiamo alle persone anche come comprare e vendere case, abbinare queste due tecniche, in realtà sono cinque le tecniche, perché una è quella degli affitti brevi, una è quella del mercato libero, una è quella delle aste immobiliari profittevoli ed etiche, una è quella della rinuncia agli atti e una è quella dell'acquisto del credito. Abbinando tutte queste cinque tecniche all'interno della tua operatività, sono assolutamente certo, perché ho le prove e te le faccio ascoltare tra poco da chi ha già fatto quello che ti sto raccontando, può portarti un enorme vantaggio all'interno della tua azienda. Ed è per questo che non devi assolutamente mancare al prossimo evento che faremo dal vivo, e qua sotto ti lascio tutti i riferimenti nel link che trovi appunto in descrizione. Un evento dove ti spiegheremo e ti dimostreremo nella pratica come oggi, abbinando queste cinque tecniche, anche se parti da zero, in pochissimi anni puoi generarti un patrimonio immobiliare consistente, ereditabile e soprattutto scalabile, che ti permetterà di generare delle entrate automatiche ed impattanti all'interno della tua vita. Quello che ti sto dicendo non è qualcosa che ho immaginato, ma è qualcosa che già stiamo facendo nel mercato. Ascolta per esempio la testimonianza di Dario Saloni. Dario, grazie che ci hai portato qua in via Ludovico il Moro a Milano, su Naviglio Grande, dove hai fatto questa operazione immobiliare, come abbiamo detto prima, una super combo. Esatto. Infatti, va di raccontarci un po' che cosa è accaduto qua dentro, che cosa hai realizzato e cosa avete realizzato. Allora, in questa situazione abbiamo praticamente, da un pub abbiamo tirato fuori un loft, quindi abbiamo fatto un cambio di destinazione d'uso da C1 in A3 e abbiamo chiaramente proposto l'immobile in vendita, e questo l'abbiamo fatto senza agenzia. Abbiamo trovato un acquirente, sì, che ha già firmato la proposta d'acquisto e che lo acquista per investimento. Okay. E quindi lo darà in gestione a noi con gli affitti brevi.
Che figata. Quindi abbiamo chiuso il cerchio. Quindi avete fatto guadagnare con le case affitti brevi e in più chi vi ha dato i soldini per fare questa operazione? Rendimento etico. Quindi quanti, ti ricordi quanti investitori erano? Ah, il numero no. Però qualche decina, se non centinaio di investitori sì, hanno partecipato a questa operazione che è bellissima. Quindi la super combo è rendimento etico, cambio di destinazione d'uso, è compravendita, quindi guadagnare con le case e affitto breve in gestione da chi ha comprato l'immobile. Esatto. Quindi avete fatto l'amplena, avete usato tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione. Certo. Insomma, bravi, bravi veramente. No. Lo so che ti può sembrare strano, ma è quello che già stiamo facendo e quello che facciamo con centinaia di persone che seguono i nostri percorsi di formazione e anche grazie a strumenti innovativi che abbiamo costruito e che sono sicuro possono fare la differenza anche nella tua vita e nella tua impresa. Andrea Maurizio Girardoni, ci metto la faccia, vieni a conoscermi dal vivo perché sono sicuro che insieme possiamo fare cose straordinarie.